Ciao a tutti amici di News Formula 1, bentornati in questa nuova puntata di Paddock News. Siamo qui quest'oggi per commentare le qualifiche del Gran Premio d'Italia a Monza con una nuova formazione, perché oltre a Alessio Corona, che saluto, è il nostro sim racer come al solito con noi. Ciao Alessio. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Con noi c'è anche Alessandro Giandelli, che era presente in circuito, manager di piloti. Di Formula 3 in questo caso. Ciao Alessandro. Ciao, ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. E insomma, siamo qui un po' per commentare le qualifiche della Formula 1 che hanno visto un risultato, se vogliamo, sorprendente per quelle che erano le premesse della vigilia, del Gran Premio d'Italia. Sappiamo le qualità della Red Bull nei circuiti a basso carico, sappiamo il grande stato di forma di Max Verstappen, ma la pole position l'ha fatta l'idolo di casa, Charles Leclerc. Che finalmente torna in pole position, appunto, con un giro fantastico nell'ultimo tentativo, un po' quello che è diventato il suo marchio di fabbrica, l'ultimo tentativo in qualifica. Leclerc che ha conquistato la pole position in pista, non solo diciamo la pole position in griglia di partenza domani, perché come sappiamo, Verstappen che ha fatto secondo quest'oggi, anche lui praticamente quasi perfetto, mi verrebbe da dire, ha massimizzato come al solito le potenzialità della sua Red Bull. Sarà arretrato di 5 posizioni per la sostituzione dell'ICE. Tantissime le penalità, abbiamo vissuto una qualifica paradossale, se vogliamo. 9 piloti penalizzati, con 3 che sicuramente partiranno dal fondo: Tsunoda che partirà ultimo, poi Hamilton e Sainz, anche lui. Veramente ottimo, terzo in pista, e poi ben altri 6 piloti saranno penalizzati. Il quarto è arrivata l'altra Red Bull di Checo Perez, lui sarà penalizzato di 10 posizioni domani. Hamilton, quinto, ne abbiamo già parlato, subirà una penalizzazione che lo farà partire dal fondo. Sesto, George Russell, che partirà dunque in prima fila insieme a Charles Leclerc, e questa forse è una buona notizia per la Ferrari, perché Russell sicuramente non ha dimostrato di avere il passo questo weekend in gara per dare fastidio alla rossa. E poi abbiamo le due McLaren di Lando Norris e di un finalmente, mi verrebbe da dire, ritrovato Daniel Ricciardo, almeno per quanto riguarda questo weekend a Monza. E poi chiudono la top 10 Gasly e Alonso. Menzione speciale da parte mia per Nyck de Vries, che all'esordio in Formula 1 dopo che stamattina è arrivata la notizia dell'appendicite che ha colpito Alexander Albon, al quale ovviamente mandiamo i migliori auguri di guarigione. Nyck de Vries che ha battuto nella sua prima qualifica, e non di poco, Nicolas Latifi, il pilota titolare. Alessandro, direi, visto che tu eri in circuito, di iniziare da te, dacci un primo commento su queste qualifiche che abbiamo vissuto quest'oggi. Ma queste qualifiche, devo dire la verità, rappresentano un po' quello, le aspettative, i pronostici di, diciamo, noi italiani, di tutti i tifosi italiani. Quindi una Ferrari ritrovata, galvanizzata, e non dimentichiamoci anche che sembrerà quasi una cosa da poco, ma non lo è. Loro fecero il filming day, Leclerc, se non sbaglio, a maggio, proprio qui a Monza. Vero. I test, che i team possono fare sono limitati, appunto, si chiamano filming day, a 100 km, che però, vabbè, ora la matematica, non è il mio forte, però all'incirca erano una ventina di giri, che voglio dire, buttali via, puoi sempre trovare magari un qualche tipo di, cioè provi su quella che è poi una pista dove andrai a correre. Anche se comunque erano stati fatti a maggio c'era già abbastanza caldo, quindi le condizioni atmosferiche non le hanno fatti, ecco, a febbraio, quando di solito si presentano le macchine, che fa freddo. Devo dire che una minima di base rispetto agli altri, quindi di vantaggio, avendo girato già, seppur per neanche mezza giornata, ce l'avevano, e devo dire,
Insomma, è stata una Ferrari un po' ritrovata in base a anche un po' all'inizio, alla prima parte di stagione, quando era, diciamo, una macchina competitiva se non anche vincente. Non dico era la miglior macchina, ma poco ci mancava, ecco. Poi, vabbè, sappiamo tutti com'è andata nel proseguo delle restanti gare, pardon, delle gare successive. E vediamo. La qualifica comunque è andata meglio di così. Sì, ok, poteva esserci un 1-2, però alla fine adesso con tutte queste penalità credo che ha un po' cambiato le carte, ecco. Non vedo personalmente una Red Bull, anche se Max ha fatto secondo, ma ok, Max ultimamente è un passo sopra, è una spanna sopra tutti gli altri. Diciamo che sarà una gara interessante, ecco, quello sicuramente. Io comunque vedo favorite le Ferrari qua. Bene, Alessio, passo la palla a te. Magari per questa qualifica e anche per questo evento Ferrari può aver tirato su qualcosina di manettino. Comunque, senza, ti faccio questa domanda, nell'ottica ovviamente di un tuo commento generale, può aver magari tirato su qualcosina per battere la Red Bull, per appunto, soddisfare l'appetito dei tifosi. Nel Gran Premio di casa. Sì, assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo con quello che dici. La Ferrari sicuramente su entrambi i piloti hanno alzato i giri del motore, andandosi inevitabilmente a prendere dei rischi, non tanto per oggi, perché alla fine nel giro secco sappiamo quanto il motore e tutte le componenti meccaniche che appunto lo compongono sono messe sotto stress. Con il nuovo regolamento, inoltre, queste mappature non si possono modificare durante la gara e di conseguenza, nell'ottica comunque dei 56 giri che entrambi i piloti Ferrari dovranno fare domani, sicuramente si sono presi dei rischi. Però sono rischi, mi viene in mente una frase che ha detto Roberto Kinkero a Sky, ha detto il gioco sicuramente vale la candela perché non hai più nulla da perdere, il campionato piloti è finito, ovviamente non al 100% perché finché la matematica non ti condanna una piccola speranza c'è sempre, ma bisogna essere realisti, il campionato piloti lo andrà a vincere il pilota olandese Max Verstappen, il campionato costruttori anche ma quasi finito, ma lì forse c'è una speranza un pochino più alta perché è un Perez che sono da moltissime gare ormai che non è in forma. Di conseguenza, quale diciamo palcoscenico migliore se non il tracciato di casa che, come ha detto Alessandro, appunto ci avevi già girato nel Filming Day, che appunto sono non troppi chilometri, però se sicuramente magari partivi con un leggero vantaggio rispetto agli altri, dicevo. Quale palcoscenico migliore se non il tracciato di casa a Brianzolo dove andarti a prendere questi rischi, ecco, sulle mappature di motore. Fermo restando appunto che la pole position che Charles ha ottenuto l'ha ottenuta senza la scia di Carlos, senza la scia di Verstappen e senza arrivare dietro a Max. Quindi questo sicuramente dà ancora più valore al giro sicuramente capolavoro che ha fatto Leclerc nell'ultimo tentativo che, come hai detto tu, Gian Maria, è un po' il marchio di fabbrica di quest'anno, ecco. Nel senso, che aspettative ho per domani? Io, secondo me, non sono tanto d'accordo con Alessandro. Io domani vedo una Red Bull leggermente favorita. Perché diciamocelo, allora, Max partirà quarto. E davanti a due piloti, uno è Russell e l'altro, se mi ricordo male, è Norris, giusto? Correggimi se sbaglio. Esatto. Ecco. Il motore Mercedes non spinge. La Mercedes ha fatto tantissima fatica su questo tracciato. Io ho ancora negli occhi appunto il sorpasso che Verstappen ha fatto ai danni del povero Lewis Hamilton su un tracciato di Zandvoort alla ripartenza della safety car senza neanche usare il DRS. Quindi io credo che Max domani si libererà sia di Russell che di Norris nel giro di 2 o 3 giri, massimo. E dopodiché sarà una caccia all'uomo aperta nei confronti del pilota monegasco, che magari nei primi 2 giri qualche secondo riesce anche a guadagnarlo se Russell magari fa un pochino da tappo finché non si può utilizzare la mobile. Poi, come hanno evidenziato molto bene a Sky, la Ferrari si è presa anche un ulteriore rischio
adottando una configurazione completamente scarica sia sull'anteriore che sul posteriore. Che io dico ci sta, perché il tracciato di Monza devi essere scarico. La cosa che mi fa paura e che mi spaventa è quanto la Red Bull riesca a generare, diciamo, riesca ad avere una velocità così alta, avendo adottato, come si può vedere anche da questa immagine, una configurazione Molto molto più carica rispetto a quella della Ferrari. Perché Charles oggi ha fatto un secondo settore da panico nell'ultimo tentativo del Q3, ma Max è andato 2 decimi più forte rispetto al tempo che ha fatto Charles. Quindi, diciamo, ne parlavo anche con dei miei amici prima di iniziare questa diretta. Domani i pro a favore di Ferrari sono che hai un pilota che parte in pole position, c'è tutto il tuo pubblico che ti spinge. Sainz chiaramente sarà chiamato a fare una grandissima rimonta perché partirà dalle retrovie. Però hai un setup più scarico, di conseguenza sarai leggermente più veloce nei tratti appunto come il primo e il terzo settore, dove comunque puoi portare a casa un sorpasso. Quindi sarà un po' una replica forse del 2019 in questo. E questi secondo me sono i vantaggi. Gli svantaggi sono che avendo una configurazione più scarica e avendo così sofferto nella gestione delle gomme nelle ultime gare, soprattutto a Zandvoort e anche in Belgio, è avere un setup più scarico sicuramente non ti aiuta. Quindi io continuo per domani a vedere quello è proprio, favorito. guarda, scusa se ti interrompo, è stato proprio il dilemma oggi nostro in Formula 3 perché c'erano team più carichi che sono andati Sì. molto bene e ad esempio noi che eravamo scarichi abbiamo pagato dazio, siamo andati male. Stavo proprio vedendo Esatto. le fotografie, il fermo immagini adesso e devo dire la verità, insomma, incide tanto, tanto, tanto questo tipo di scelta, Sicuramente in sicuramente. qualifica un assetto più scarico ti favorisce perché poi Esattamente. Sì, quindi ma non solo penso in qualifica, eh. Non solo. l'assetto più carico secondo me ti va ad avvantaggiare totalmente in gara perché comunque nell'arco di 56 giri avrai una Bravo, gestione bravo, esatto. completamente migliore, cioè io Quello lo che non è stato fatto. sento, è una cosa che ne parlo sempre con i miei amici anche prima delle gare per dire sui simulatori, nel senso che la gara è la gara. La qualifica sì, è giro Certo. secco, è tutto gomme perfette, temperatura ideale, massima potenza, tutto quello che vuoi, poca benzina, ma la gara è tutta un'altra storia, ragazzi. E Verstappen ha non una, non due, ma ben almeno 3 spanne sopra tutti ultimamente. Cioè, io credo No, c'è da che. dire la Red Bull ha fatto da poco prima di metà stagione un grande salto in avanti, diventando di fatto la macchina anche migliore. E in più Max, pilota migliore, uno più uno fa due, consacra quello che è il miglior connubio, in più con tutti quegli Errori. imperdonabili errori di strategia fatti a Maranello, ecco. È stato, diciamo, hanno messo la parola fine su quello che erano le speranze di poter almeno arrivare all'ultima o la penultima gara per rimanere ancora in lizza e per vincere Per il titolo, certo. e per il titolo, esatto. Poi sì, mai dire mai, magari domani vince Leclerc, Verstappen si ritira, non basta ancora, però gli rosicherebbe 25 punti. Parlo a livello così fantascientifico, Fanta, sì, però insomma. fanta piloti, insomma, Ma, fantacampionato. esatto. Poi Abbiamo mai visto dire questo. mai, ecco, per La l'amor Red di Bull Dio, ha adesso. messo a posto l'affidabilità nelle ultime gare dall'Australia, anzi dal Canada con Perez. Mi sembra che non si ritira più, che porta a casa sempre il risultato, mentre Ferrari ha ancora avuto qualche problema. Però comunque per domani io credo anche su un tracciato magari come Monza, dove il degrado delle gomme è magari un po' meno un argomento, perché appunto non è il tracciato in cui diciamo, è richiesto di più agli pneumatici, sicuramente non è una Zandvoort, ecco, Monza da quel punto di vista, chissà che magari anche lì la Ferrari riesca a gestire un po' meglio, poi ovviamente abbiamo la questione degli errori, delle strategie, lì è tutto in mano al team e chissà che la pressione della gara di casa proprio non aiuti a mantenere salda la concentrazione e il focus non solo del team ma anche dei meccanici che abbiamo visto anche a Zandvoort commettere un errore anche lì abbastanza imperdonabile. Io volevo tornare un attimo sulle qualifiche per commentare con voi, ragazzi,
quello che è successo un po' oggi con le 9 penalità che hanno rivoluzionato un po' la griglia, non sappiamo bene ancora dove partiranno i vari piloti, se non gli ultimi tre. È un sistema quello delle penalità che andrebbe cambiato, Alessandro, secondo te? Oddio, nì, perché comunque sia se c'è un regolamento è giusto che venga applicato ed è pertanto giusto che se viene deciso, stabilito che se tu cambi e hai quel numero limite di power unit piuttosto che di altro, è giusto così. Poi è vero che se uno pensa fino a 15 anni fa che addirittura c'era il motore da qualifica, il motore da gara e che quindi ne venivano cambiati due praticamente a weekend, la cosa fa un po' ridere, ecco. Secondo me, allora io dico, è sbagliato forse criticare la decisione così e come lo stato attuale. La critica andrebbe fatta sul sistema, cioè questi vanno con, non lo so, hospitality enormi, 60 persone dentro in pista, cioè i costi secondo me li puoi anche contenere un po' diversamente ed essendo Formula 1 magari alzare il numero delle power unit piuttosto che altro da utilizzare. In un anno. È anche vero che viceversa per lo spettacolo può comunque. Allora, io credo che questo regolamento loro più che altro l'hanno fatto non tanto per un discorso di budget cap o di costi, ma l'hanno fatto più che altro per un discorso di divertimento, di mescolare un po' le carte. Ecco, è anche vero che poi lato pratico tu cambi la power unit o quello che vuoi, hai una cosa nuova. E a meno che, come anche già successo, non ti si presentano noie all'ultimo momento, però hai sicuramente una forbice, una come posso dire, puoi usare a pieno quello il pezzo nuovo che ti viene messo, quindi in questo caso la power unit nuova, e di conseguenza hai. Puoi sfruttare subito al meglio in gara quello che ti viene messo e annichilire la concorrenza. Quindi, non lo so, parti ottavo, ci sta che dopo 10 giri sei già primo. Quindi anche quello, sono sempre un po' quei pro e contro, mi viene da dire più che altro il gatto che si morde la coda, ecco, o il cane. Cioè, fai una roba, togli una cosa per creare spettacolo, poi in realtà è un po' uno specchio per l'allodole, perché poi si crea subito una situazione di si ristabilizza velocemente la cosa. Io forse per me rimetterei il cambio ad H, fai te, come era una volta. Quindi, Gran ritorno al passato. sì, no, vabbè, adesso. Spettacolare sarebbe. Cioè, allora piuttosto. Magari togli il DRS per dire, però non limitare così l'uso appunto di power unit piuttosto che di altri componenti della macchina per poi dar queste penalità. Quando comunque poi in gara lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, magari per una stagione come questa in cui poi si sarebbe andati al congelamento totale delle power unit come c'è adesso, ci sarà fino a fine 2025, magari concedere una power unit in più a stagione nel pool a Tra tutti i team, l'altro, tra secondo me avrebbe l'altro, avuto senso tra l'altro. perché hanno spinto tutti molto sullo sviluppo, abbiamo visto tanti problemi di affidabilità per tutte le power unit a inizio stagione, quindi magari quest'anno concederne una in più come faranno a inizio 2026, poi con la nuova generazione in cui ne concederanno 4 invece che 3. Magari avrebbe avuto senso, ecco, questa era un po' una cosa che mi è venuta in mente così al volo. Adesso, Sicuro, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. proprio a proposito di questa questione delle power unit, abbiamo visto tantissimi piloti penalizzati, come già detto. Chi vedi fra quelli che dei top team che partiranno dal fondo più,
propenso magari alla rimonta, perché sarà secondo me molto interessante anche vedere chi fra Sainz e Perez si avvicinerà di più alle prime posizioni, perché abbiamo visto un Perez in grandissima difficoltà anche questo weekend, molto molto distante da Verstappen, mentre Sainz mi è sembrato, come ormai confermando il trend delle ultime gare, sempre sul pezzo, assolutamente, assolutamente presente Sainz. Allora, se devo dire chi tra Sainz e Perez risalirà più velocemente la griglia, assolutamente il pilota Ferrari, Sainz, sicuramente, spinto dal suo pubblico, si è dimostrato comunque, lo ha detto lui stesso anche nelle interviste post-qualifica, ha detto ho lavorato molto sul setup per trovare il feeling giusto con questa monoposto che all'inizio non avevo e adesso insomma si trova molto a suo agio. E di conseguenza vedo, sì, Sainz sicuramente potrà puntare domani almeno a una quinta barra sesta posizione, credo. Cioè, è d'obbligo che lui rimonti, che faccia una gara d'attacco, che gli mettano piuttosto anche una gomma rossa nuova per le prime fasi di gara, per fare un'ottima partenza e un'ottima prima parte di, appunto, di gara, perché la rossa poi degraderà, secondo me, molto velocemente, poi si andrà o sulla gialla o sull'hard, fermo restando che non avendo seguito tanto bene le libere causa questioni di lavoro, non so se domani la gomma migliore per la gara sarà la gialla o la bianca. La rossa, secondo me, la si monterà all'inizio, ma poi verrà definitivamente accantonata. Sicuramente c'è anche da dire una cosa: che sia Leclerc che Verstappen che Sainz hanno risparmiato non una, ma ben due treni di gomme nuove, e questo è abbastanza Non ti incredibile capita perché di montarla domani, probabilmente. Esatto, cioè se c'è una safety car nella fase finale di gara, tu puoi rientrare e puoi mettere una gomma rossa nuova e questo ti darebbe un gran bel vantaggio, o anche nel senso nella fase centrale della gara. Ecco, poi per domani non voglio essere pessimista, nel senso voglio essere comunque ottimista e domani sarò il primo a fare un tifo spasmodico come lo feci quest'anno andando a Monaco. A Monaco quest'anno al sabato esultai, alla domenica piansi letteralmente, perché è stato un'ecatombe, letteralmente. Ero lì alla Rocca, ho visto tutto, ho sentito l'atmosfera del paddock, ho sentito i fischi che hanno rivolto quando sono usciti dal camion agli ingegneri, a Binotto e a tutta la compagnia. Domani Quella è vorrei stata proprio. forse, ti dirò la verità, quella è stata forse, ti dirò la verità, proprio un po' il nodo cruciale, penso. Credo, ma per gli uomini del muretto, perché credo che quella gara gli abbia dato anche quella sorta di sfiducia, non di sfiducia, di insicurezza e quasi di paura ogni volta nell'approcciarsi alla strategia, da lì in poi. E infatti poi gli errori sono continuati a dismisura proprio da quella gara lì. Uno peggio dell'altro, sì, nel senso Silverstone, io ce l'ho ancora in testa Silverstone perché l'ho vista, diciamo, in una location un po' particolare. Quel giorno lì ero proprio a Monza nel box della Ferrari perché ero stato ospite del box della 488 e ho visto lì la gara a Silverstone. Ho visto che c'era una doppietta Ferrari a pochi giri dalla fine e quando c'è stata quella cavolo di safety car per colpa di Ocon che non ha deciso di non andare nella Sì, via di sì. fuga ma parcheggiare la macchina in mezzo alla pista, ero lì con tutti i meccanici e con tutti gli ingegneri, insomma c'è stato proprio un boato di disgusto quasi, perché quando ho visto non rientrare Leclerc ho detto ma questi non sanno fare il loro mestiere. Poi, ripeto, io sono l'ultimo che può permettersi di criticare, però uno da casa a volte sembra che il piloto dia delle dichiarazioni come se stesse parlando a dei bambini, come se i tifosi non ne sapessero di motorsport e non sapessero fare le strategie o nel saper anche comunicare ai propri piloti, al team e a tutti i tifosi che comunque. Nonostante questo, abbiamo visto il supporto che c'è a Monza, cioè tribune piene, striscioni, incitamento, cioè domani sarà letteralmente una bolgia. E se Certo. accadrà come il 2019, sicuramente una pseudo vittoria di domani farebbe molto molto bene al team, soprattutto a Leclerc. Perché Sì, Leclerc sì, sì. quest'anno, ragazzi, cioè io ironizzando ho detto, mica vai a Lourdes, certo, cioè, se l'avessi incontrata a Monaco e non l'ho incontrato perché era nero d'umore, non si è fatto mai. Quasi mai vedere, e ho detto vai a Lourdes, cioè, ha
la tua gara viene danneggiata perché ti entra una visiera a strappo nel bocchettone dei freni. Poi a Zandvoort, a Sainz capita che non c'è il meccanico pronto con la gomma. In Ungheria ti montano la gomma hard quando era palese che non andasse su nessuno, avevano tutti i dati dell'Alpina. Silverstone l'abbiamo già commentato, di Monaco ne abbiamo già parlato. Io domani sarò il primo a spingere questa cavolo di F175 pregando che quando il pilota olandese arriverà, perché arriverà anche in brevissimo tempo, va già bene se non li passa tutti e due in partenza, Norris e Russell, o al primo giro, quando aprirà quel cavolo di DRS non lo fulminerà subito, ma ci sarà un po' di battaglia, che se la giochino, insomma, dai, che non lo svernici brutalmente, perché il rettilineo di Monza, lo so perché ci ho fatto tantissime gare, il rettilineo di Monza è eterno, ragazzi, non finisce mai. Non finisce mai e difendersi è complicato, è complicatissimo. Perché non Sì, hai modo di non dare la scia. speriamo di vedere una bella lotta, un po' salsa 2019, quella è stata veramente una Sì, gara sacco d'oro. epica che ci ricordiamo tutti benissimo, con una vittoria fantastica contro una Mercedes che era nettamente superiore in gara a quella di Hamilton. Anche se è Figurati. vero che forse la Ferrari aveva una superiorità sul rettilineo in quella stagione, fino a quella gara ancora che Schiacciante. era veramente schiacciante, era molto più difficile sorpassarla chiaramente rispetto adesso. Quindi insomma, Esatto. vedremo un po'. Io sinceramente mi aspetto una bella lotta domani. Non sono così sicuro, ecco, che Verstappen arriverà. Sono convinto che comunque anche dal punto di vista strategico, magari allungando gli stint o accorciando gli stint, insomma, sappiamo che la Red Bull ha questa grande forza nel team, molto, molto capace di trovare anche la strategia che manda un po', che sbaraglia la concorrenza, no? La strategia fantasiosa e poi fanno sempre le scelte giuste, quindi chissà che poi magari Verstappen non riesca anche attraverso questo a recuperare, ecco, su Leclerc, ma ovviamente la speranza, anche solo per una questione appunto di vedere la festa in tribuna, è che Leclerc Certo. riesca a mantenere questa posizione. Ragazzi, io direi che abbiamo trattato tutti gli argomenti di questa. Scusate, parlando sempre di olandesi e anche Giusto, giustissimo. parlando, facendo, buttandola sul mercato, ma Sì. questo De Vries in Williams potrebbe già essere un preludio l'anno prossimo? Un De Vries Albon in Me Williams? no. Basta che non ci sia Latifi, poi dopo va bene tutto, però. Ma infatti mi sa che Latifi ha finito con quest'anno. Battuto da un pilota che ha fatto 5 giri su quella macchina, letteralmente. Penso che rinuncino abbondantemente ai 25 milioni di dote che porta, da quello che sentivo dire. Oggi Non lo è so. stato, sì, anche a Zandvoort lo dicevano tutti, cioè Latifi è praticamente fuori, molto probabilmente andrà in IndyCar a quanto pare, e pare destinato lì. Sarà anche interessante l'aspetto mercato perché di solito entro questa gara a Monza o al più tardi entro settembre i giochi devono essere chiusi. Secondo me sta aspettando un pochino perché ha Sargeant americano che farà guidare in America, quindi secondo me un po' vogliono aspettare perché sta facendo molto bene in Formula 2, Sì, è hanno vero, Mick Schumacher è vero, è vero. sulla lista, De Vries, quindi loro qualche opzione Però ce sai cosa che, certo, però De Vries, essendo pilota Mercedes, consentirebbe a praticamente un gran sconto ulteriore sui nella pavimenti. fornitura dei motori, certo. Sì, E non è una ottima cosa, sai, osservazione. rinunci a 25 milioni che porta, o comunque oltre 20 milioni che porta Latifi. Rinunci quindi a questo incasso, ma dall'altra parte non li spendi, spendi molto meno, come fornitura. Perché Sì, questa è un'ottima osservazione, per essere un po' come avevano fatto per anni, nelle stagioni passate, fino all'anno scorso con Russell. Di base, Mercedes lì parcheggia lì un suo pilota e il gioco è fatto. o anche Ferrari in Sauber o Certo, Haas. i soliti discorsi, o come esatto, Mick Schumacher che sostanzialmente è pilota Ferrari e sostanzialmente porta a un grosso risparmio in termini di fornitura da parte di Haas.
a Maranello, alla Ferrari. Sì, sarà interessante poi vedere anche come si comporteranno tanti dei piloti che sono appunto alla ricerca di un sedile. Sì, Tsunoda si diceva anche che della Mick può, conferma. ma anzi, Mick. Mick, se non sbaglio, si è svincolato dalla Ferrari. Sì, però pare ancora insomma in lizza per la Haas, anche se, o per la Williams, anche se insomma i Sì, o anche per rapporti l'Alfa Tauri. sembrano ottimi. Quindi sarà molto interessante. Per quello Ricciardo è ancora un free agent, anche se pare un po' difficile che lui riesca a ottenere un sedile per questa stagione. Quindi insomma il mercato è ancora sicuramente vivo. Poi ci sono i ragazzi della Formula 2 che stanno venendo su ora. Probabilmente il campione sarà Drugovic, ma non, al terzo anno non sembra un prospetto interessante per i team. Ma ci sono rookie come Sargeant, come Doohan, Sì, che anche Doohan sicuramente. sembra molto molto interessante. L'Alpine, in caso All'Alpine, di andare su sì. Gasly, potrebbe andare proprio su Jack Doohan. Quindi Certo, attenzione. A proposito di sì. Formula 2 e Formula 3, Alessandro, tu che sei coinvolto, io consiglio a tutti di seguire domattina la gara finale della stagione di Formula 3, che Assolutamente sì. vede sei Sì, piloti ancora nella quattro, lotta. diciamo cinque piloti che proprio hanno. Matematicamente sono sei, però diciamo matematicamente più praticamente io direi meglio cinque, e comunque insomma cinque piloti in lizza per il titolo finale, Tanta devo dire roba. un bello spettacolo, davvero un bel. Poi in una pista come Monza sarà ancora più avvincente, saranno 45 minuti di passione. Peccato che sia molto presto la mattina, Eh sarà alle sì, 8 e purtroppo mezza se sì. non mi sbaglio. Alle 8:35, 8:35. 8:35. Io comunque consiglio a tutti assolutamente di Ne vale vederla. la pena svegliarsi, metterla sveglia e sintonizzarsi per Sky sul 207, Anche quello quella di stamani è sicuro. stato uno spettacolo incredibile. Assolutamente, sì. Ragazzi, io direi di chiudere qua perché abbiamo veramente trattato un po' tutti gli argomenti di questo sabato. Io ringrazio Alessio e Alessandro, ragazzi, grazie mille. Grazie, Grazie grazie a voi, a te, un buona abbraccio. serata a tutti. E Buona sera a forza tutti. Ferrari per domani. E saluto ovviamente anche voi che ci avete seguito e vi invito a iscrivervi al canale YouTube di News Formula 1, seguirci su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, di seguire il sito dove pubblichiamo quotidianamente articoli sulla Formula 1 e vi auguro buon Gran Premio d'Italia a tutti domani. Ciao a tutti!